Una soluzione che ci è molto piaciuta a bordo del Maxi 1200 è la plancetta abbattibile, che rimane allo stesso livello del piano del pozzetto. Una soluzione che avevamo già visto a bordo dell'Italia 10.98. Questa feature interessante è il gavone di poppa, ecco, dove praticamente, essendo piuttosto profondo, è stato strutturato su un doppio livello, così che sotto possiamo stivare il materiale che utilizzeremo molto più di rado e sopra invece il materiale di uso più frequente, ecco. Se non volete avere disordine in pozzetto, tutte le scotte, hopla, confluiscono qua dentro. Stesso discorso vale per quelle rinviate vicino alla posizione del timoniere e finiscono dentro questo piccolo gavoncino. Una soluzione pratica. Piuttosto intelligente la soluzione adottata per il tavolo da carteggio. Allora, il divanetto in quadrato che, voilà, con un semplice movimento diventa seduta per il tavolo da carteggio. Spesso vi è capitato magari di cucinare e poi avere dei cattivi odori a bordo. Ecco, qua non succede perché qua si estrae semplicemente una piattaforma da cui poi ci sarà un filtro, proprio come nelle cucine tradizionali. Questa è una soluzione che ci è piaciuta. Quello che invece avrebbe potuto essere migliorato è sicuramente l'ingresso, il portellone d'ingresso, perché così ha un look molto da Popeye. Ecco, noi lo apriamo. Allora, c'è sicuramente il vantaggio di non dover poi togliere la ghigliottina e portarla giù, però guardate quanto sporge, ecco, quanto sporge. Questo non ci è parso una soluzione molto sicura. Anche in questo caso c'è qualcosa da migliorare. La colonnina della postazione del timoniere è un pochettino troppo vicina al winch. Quindi per aumentare sicuramente la facilità di manovra, dato che Peterson è salito a bordo, dai prossimi modelli sicuramente la colonnina del timone verrà spostata un pochettino di più verso poppa.